Allora, sono Santi, vengo da Ragusa, sto qui a Ragusa, da qualche anno gestisco la Putia di Sicuramente. Sicuramente è un brand siciliano che nasce qui a Ragusa, dall'idea di alcuni ragazzi ragusani, che hanno pensato di mettere i detti dei nostri nonni, che stavano andando in disuso, sulle maglie. E quindi hanno avuto, ecco, questa idea, qualcosa insomma di antico, che affondava le radici, ad anni diciamo, precedenti, e sono riusciti, ecco, in chiave così un po' giovanile a passare, questo messaggio. E quindi il turista, invece di ritrovarsi la solita maglietta del padrino, o una maglietta appunto, dove si parla di mafia, si parla invece della Sicilia, però con toni completamente diversi. Per farvi vedere qualche maglia, questa qua è una maglietta che davanti c'è il simbolo della Trinacria, che è il simbolo della Sicilia, quindi rappresenta la Sicilia, ma anche il simbolo del nostro marchio, e dietro c'è scritto, Sabini Rica, che è un saluto che veniva fatto nei confronti delle persone, che detenevano il potere, quindi persone importanti. Noi invece abbiamo messo, fra, le varie parole, la prima regola di ogni civile convivenza è il saluto, quindi un saluto a 360 gradi nei confronti, di tutti. Infatti, la scritta, le parole sono formate da braccia di varie etnie a formare proprio la scritta, Sabini Rica. Questa qua invece è un'altra frase dove c'è scritto Futtitinni, che sta per fregata, non stare lì molto a pensare, e diventa anche uno stile di vita, siciliano. Non di mettere lì, ecco, non di fare prendere troppo dai problemi, Futtitinni, che in un modo o nell'altro le cose, si risolvono. Questa qua invece è la tipica frase di tutte le mamme che dicono ai loro figli: "Tu nasci tu, non può morire quadrato", cioè se nasci in un modo è difficile poter cambiare. È un altro, diciamo, frase che, diciamo spesso qui in Sicilia: "Aulis sta bicicletta, pidala", quando, ecco, ti sei andato a ingarbugliare in qualcosa ed è stata, volontà tua, dici l'ha voluto quella cosa, ora insomma te ne piangi le conseguenze. Sì, abbiamo fatto da qualche anno, delle borse con airbag e cinture di sicurezza, e sono molto, molto apprezzate perché crediamo molto nel riciclo. Molti dei nostri prodotti vengono fatti anche da artigiani siciliani, quindi prendiamo, manodopera, siciliana, e questo diventa molto importante anche per l'economia. Per quanto riguarda appunto il riciclo, abbiamo sposato, bene il progetto di Consumless, perché, ecco, facciamo cose riciclate, usiamo lampadine, a LED, quindi risparmio energetico. Qui all'interno del negozio abbiamo trovato, e l'abbiamo, ecco, lasciata così in evidenza, quindi abbiamo fatto il recupero conservativo di una vecchia cisterna di acqua che serviva per raccogliere l'acqua piovana, quando una volta non si buttava via niente, quindi anche le gocce dal cielo venivano raccolte, e quindi, questa è proprio testimonianza, di questa cosa, è la direzione verso cui noi, vogliamo andare, anche per quanto riguarda, ecco, la gestione dell'acqua interna. Abbiamo il rompigetto e altri, ecco, apparecchi per andare così un po', a risparmiare, perché crediamo molto nel risparmio energetico. Facciamo la raccolta differenziata, la consigliamo anche a tutti i turisti che vengono qui nella nostra putia, e anche per le nostre, confezioni, il regalo, usiamo della carta riciclata. Quindi sicuramente crediamo molto nell'ambiente, sono due cose che devono andare di pari passo: lo sviluppo, il turismo, ma anche, l'ambiente, ecco, ci crediamo molto. Allora, un'altra, diciamo, idea che abbiamo avuto, qua a Ragusa Ibla è quella di far nascere anche qui, perché come idea nasce a livello regionale, e si chiama Centro Commerciale Naturale. Significa l'unione di più commercianti che insistono in un determinato luogo, che però si differenzia ovviamente dal centro commerciale non naturale, che si trova, diciamo, in un luogo, fisico dove ci sono solamente botteghe. Qui invece siamo all'interno di un centro storico, dove le persone possono appunto, fare una piccola, passeggiata, e possono, comunque, ecco, fare vari acquisti nel territorio. Siamo riusciti, per dare migliore accoglienza, ai vari turisti, e alle persone appunto che vengono a visitare i nostri luoghi, a creare questa rete.
Oltre ai commercianti, all'interno del centro commerciale naturale ci sono varie attività che non sono prettamente commerciali, come per esempio belle attività ricettivo-alberghiere, ma i proprietari dei palazzi che hanno messo a disposizione ecco, la loro casa per essere visitata. Oltre a questo, ecco, riusciamo anche a fare vedere il Museo del Duomo o il Circo della Conversazione o il teatro, che è uno dei più piccoli teatri privati a livello europeo. Quindi cerchiamo, ecco, di fare rete, di dare un'accoglienza che sia a 360 gradi. Crediamo molto nella rete, pensiamo che sia importante. Riuscire a veicolare anche i messaggi attraverso i vari social network, quindi Facebook, infatti ci potete trovare su Facebook come CCN Antica Ibla, siamo anche su Instagram, abbiamo la nostra pagina su internet www.centrocommercialenaturaleanticaibla.it, dove all'interno trovate ecco, tutto quello che facciamo.